Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Sara, la vostra influencer, guida turistica di Firenze e divulgatrice di arte e cultura sul web. Oggi vi porterò alla scoperta del Museo dell'Accademia. In questa mini guida troverete le 10 opere da vedere assolutamente nella vostra visita all'Accademia. Ho già realizzato un video sugli Uffizi con le 15 opere più belle e imperdibili da vedere. Se vi siete persi questo video e volete recuperarlo, vi lascio il link nella descrizione. Prima di iniziare, come sempre, vi ricordo di seguirmi su tutti i miei canali social, Instagram, Facebook, TikTok, dove ogni giorno pubblico qualche pillola su Firenze. Il Museo dell'Accademia è, insieme agli Uffizi, uno dei musei più famosi a Firenze che non potete assolutamente perdervi. Infatti, negli ultimi anni ha contato quasi 2 milioni di visitatori all'anno. Il tempo di visita del Museo dell'Accademia si aggira tra un'ora e un'oretta e mezzo. La Galleria dell'Accademia vanta tra l'altro alcuni primati, come per esempio quello di essere il museo con il maggior numero di sculture di Michelangelo e anche di essere tra i musei con la più vasta raccolta di opere a fondo oro. La Galleria dell'Accademia nasce alla fine del 1700. Esisteva già un'Accademia delle Belle Arti fondata dai Medici, dove gli studenti potevano imparare l'arte. Ma alla fine del 700 si decide di ampliare l'Accademia delle Belle Arti aggiungendo questa galleria, in modo che gli studenti potessero non solo studiare, ma effettivamente vedere e toccare con mano opere già realizzate di altri artisti, sia originali sia in copia. Entrando nel Museo dell'Accademia, la prima opera che vi troverete davanti è Il Ratto delle Sabine. Ma attenzione! Non è l'originale. È già perché la statua originale del Ratto delle Sabine si trova sotto la loggia dei Lanzi in Piazza della Signoria. È molto particolare vedere che all'interno di un museo si trova la copia in gesso e invece all'esterno si trova la statua originale in marmo realizzata da Gian Bologna. Ma attenzione, anche questo gesso del Ratto delle Sabine fu comunque realizzato da Gian Bologna e all'interno del Museo dell'Accademia possiamo, diversamente che in Piazza della Signoria, girare attorno all'opera. Viene chiamato Ratto delle Sabine perché si pensa, si ipotizza che Gian Bologna, artista francese Jean de Boulogne, rinominato da noi fiorentini Gian Bologna, avesse voluto ricordare questo episodio del Ratto delle Sabine. La seconda opera che vi suggerisco è La Madonna del Mare di Botticelli. In realtà quest'opera è un'attribuzione, quindi non siamo effettivamente certi che appartenga a Botticelli, quindi si ipotizza che sia di Botticelli o probabilmente di Filippino Lippi, che ricordiamo fu un suo allievo. Ma indipendentemente da questo, trovo quest'opera di una delicatezza e di una dolcezza infinita, oltre al fatto che è molto particolare notare in un'opera il mare. Infatti si vede sullo sfondo il mare ed è per questo che viene chiamata appunto Madonna del Mare. La terza opera è La Deposizione della Croce di Filippino Lippi e di Perugino. Quest'opera è infatti realizzata a due mani, fu iniziata da Filippino Lippi, che però morì e non poté completarla, e fu quindi conclusa dall'artista Pietro Perugino, artista ovviamente di Perugia ma che lavorò anche a Firenze per molti anni. Vi invito a soffermarvi davanti a quest'opera per due ragioni. La prima è provare a capire quale parte è stata realizzata da Filippino Lippi e quale invece è stata realizzata dal Perugino. Provare a capire se riuscite a distinguere le due diverse mani di questi due artisti. Il secondo motivo è che quest'opera è stata fortemente criticata dai fiorentini. Venne detto che quest'opera era molto ripetitiva, banale e quindi non piacque affatto. Cosa ne pensate voi? Trovate che quest'opera sia affascinante o la pensate come la pensarono i fiorentini nel 1500? 4. Il Cassone ad Imari, realizzato dallo Scheggia. Il suo nome era Giovanni, conosciuto però come il fratello di Masaccio, grande artista del 400, famoso per essere uno degli iniziatori del Rinascimento. Viene tradizionalmente chiamato Cassone ad Imari, ma probabilmente non era una parte di un cassone, ma bensì una spalliera. Molto particolare quest'opera è da non perdere, perché appunto è un pezzo di mobilio dipinto, decorato, cosa che non era inusuale, soprattutto per eventi particolari come ad esempio un matrimonio. Infatti il Cassone ad Imari, che poi si è scoperto essere in realtà una spalliera, si ipotizza che venne proprio realizzato in occasione del matrimonio degli Adimari. E la cosa bella di quest'opera è che si vede rappresentato nel dipinto Firenze. Infatti è possibile riconoscere proprio il battistero. 5. La Viola tenore.
ci addentriamo in un museo all'interno del museo. Infatti dovete sapere che dentro la galleria dell'Accademia si trova anche il Museo degli Strumenti Musicali. Inaugurato all'inizio degli anni 2000, contiene una cinquantina di strumenti donati dal Conservatorio Luigi Cherubini. All'interno di questo museo nel museo, quindi, ci sono due opere che sono le mie preferite. La viola tenore, detta anche viola medicea, realizzata alla fine del 1600 da Antonio Stradivari, appositamente per il Gran Principe Ferdinando. E ad oggi rimane l'unico strumento al mondo pervenuto fino ai giorni nostri e mantenuto perfettamente intatto, realizzato da Antonio Stradivari. Oltre ad essere un unicum, la particolarità di questa viola tenore sta nell'avere degli inserti in madreperla con lo stemma dei Medici. Altra opera da vedere all'interno del Museo degli Strumenti Musicali è il pianoforte verticale, anzi il più antico pianoforte verticale. 7. I prigioni di Michelangelo. In realtà questi sono 4 e non è un'opera sola, ma sicuramente dovevano essere menzionati. I prigioni sono un gruppo di statue e sono in realtà 6, ma al Museo dell'Accademia se ne trova solo 4 perché le altre 2 si trovano al Louvre. Queste statue erano state iniziate da Michelangelo per la tomba del Papa Giulio II, ma non furono mai utilizzate e rimasero quindi nel suo studio, e il nipote di Michelangelo poi le vendette, le cedette ai Medici. Furono infatti trovate nel giardino di Boboli e all'inizio del 1900 fu deciso di portarle, anche per motivi conservativi, all'interno della Galleria dell'Accademia. Grazie a queste 4 opere, I prigioni di Michelangelo, si può vedere la famosa tecnica del non finito michelangelesco, quindi il personaggio che è intrappolato nella materia. Si può vedere anche la tecnica con cui Michelangelo scolpiva, quindi quella di togliere la materia, quindi lui vedeva già il personaggio all'interno del blocco di marmo e lui andava semplicemente a togliere quello che era in più. 8. Il David di Michelangelo. Sul David le cose da dire sarebbero veramente tantissime, quindi vi rimando a 2 video che ho già realizzato, uno sulle curiosità del David di Michelangelo e uno dedicato proprio alla spiegazione e alla descrizione nel mio episodio di 3 minuti d'arte. 9. La Gipsoteca Bartolini. La Gipsoteca Bartolini era in origine la corsia delle donne nel vecchio ospedale di San Matteo. Ad oggi ospita i gessi di Lorenzo Bartolini e di Luigi Pampaloni, due artisti del periodo ottocentesco. Questo spazio merita sicuramente di essere citato anche perché ci permette di capire come gli artisti lavorassero con i gessi, quindi come si faceva per realizzare un'opera in marmo partendo dalla realizzazione dell'opera in gesso. Realizzare un'opera in gesso era decisamente meno costoso e quindi se anche si sbagliava nella realizzazione di qualcosa si poteva, diciamo, ricominciare da capo, cosa che sarebbe stato davvero difficile fare con il marmo, perché il marmo era un materiale, è tuttora un materiale comunque molto costoso, e quindi una volta che l'artista andava a realizzare l'opera in marmo il margine di errore era davvero minimo. Ecco perché si realizzavano opere in gesso e poi si andava a fare tutti dei puntini che si riportavano poi sul blocco di marmo, così da sapere esattamente in quale punto andava scolpito l'occhio, il naso, la bocca, eccetera eccetera. Ultima opera di questa carrellata alle 10 opere imperdibili all'interno della Galleria dell'Accademia, troviamo l'Albero della Vita. Torniamo di molto indietro nel tempo perché si tratta di un'opera dell'inizio del 1300. Realizzata da Pacino di Buonaguida, a mio avviso è un'opera meravigliosa che appunto rappresenta questo genere che era molto in voga nel 300, quindi la realizzazione degli alberi della vita, dove si utilizza il crocifisso come albero e vengono poi raccontate le storie della vita di Gesù. Siamo giunti alla fine di questo video, fatemi sapere nei commenti se siete già stati a visitare il Museo dell'Accademia e quali sono le opere che vi sono piaciute di più. Vi ricordo che se volete visitare il Museo dell'Accademia insieme a me potete scrivermi alla mia mail, trovate tutti i riferimenti nella descrizione. Ci vediamo al prossimo video,